Ciao ragazzi, noi siamo i Bocco Gamers, io sono Tsuki. E io sono Ryozan. E ben ritornati in questo nuovo gameplay di Final Fantasy Brave Exvius, dove ci avventureremo nel deserto, yuppie! Come sono felice di fare questo video. Non possiamo giocare a squali contro pesci rossi? No, mi dispiace. Vabbè, allora... Vi ricordiamo che abbiamo aperto una pagina Facebook dove si sta molto più freschi rispetto che in Exvius. E se volete seguirci anche lì trovate il link in descrizione. Detto ciò, cominciamo con l'avventura. Andiamo! Yuppie! Yeah, siamo proprio all'entrata del deserto, ma c'è una bancarella. Yeah, un bazar! Oh mio Dio. Perfetto. Potremmo acquistare dell'acqua. Yeah! E magari del succo, che dici, ce l'avranno? Meglio non chiederlo, non siamo ancora maggiorenni. Te lo immagini? È vero, quanti anni hanno però? Una ventina forse. Forse, se sono già dei cavalieri e sono dei capitani di una flotta navale, penso che siano maggiorenni. Ma l'hanno anche fatta affondare. Anche quello è vero. Volevi che io lo prevedessi, non è vero? Ok, fatti tutto da solo, Willy. Beh, io vado a cercare informazioni. Ciao, ne? Ma guarda un po' come è conciato quello. O quel tizio è un ladro, oppure io non sono un cavaliere. Ah, però hai l'occhio lungo, Rain. Ti spiace se ti chiedo una cosa, amico? Avete visto una ragazza passare da queste parti? Ottima mossa dare l'informazione ad un ladro che c'è una ragazza dispersa così. Non le verrebbe sicuramente in mente di rapirla e chiedere un riscatto, vero? Non l'ho vista. La tua amata è fuggita da te o qualcosa del genere? Oh, colpo basso. Aia. Sono io quello che fa le domande. L'hai vista o no? Qualcuno l'ha presa male. Eh sì. Non ho tempo per questo. Andranno sicuramente a rapire. Andiamo a cercare qualcosa da rubare. Queste ragazze che abbiamo preso prima non sono tagliate. Queste ragazze che avete preso prima? Ah, me lo fai pure sentire, ma c'è, sei intelligente Rain, è intelligente anche il ladro, insomma. Uno scontro tra grandi menti. Laswell. Sì, che succede? Adesso mi immagino Laswell che si avvicina e vede Rain tutto agitato. Laswell è lui, che è successo? No, aspetta, tipo Laswell. No. Laswell. Ho preso l'acqua. Li stiamo inseguendo, non è vero? Puoi scommetterci. Wow, stavolta è stato... accolto l'espressione di Rain, insomma. Stavolta ha fatto lavorare i due neuroni che ha nel cervello facendoli collaborare. Ma povero. E corriamo. Yeah. Dannazione. Fino a non è da nessuna parte. Questi banditi devono averla presa. Ok. Proprio quando pensavo che le cose non potessero andare peggio di così. Da questo lato sono d'accordo, però... Laswell, quella è la frase più portasfiga della storia. Esatto, non devi mai pronunciarla. C'è sempre di peggio. Ora, invece di pettinare il deserto, possiamo andare dritti al loro nascondiglio. Ma smetti di tradurre letterale. Ragazzi, se cercate l'espressione combing the desert vuol dire pettinare il deserto, ma non penso che lui volesse dire questo. Non siamo qui per pettinare il deserto, Laswell. Però penso che lo terremo e non lo tradurremo, perché è più bello così. Giusto per non lasciarvi spaesati. È un modo di dire per setacciare il deserto, insomma. Usa un modo un po' diverso rispetto a noi, però... Un po' diverso. Tu non li pettini mai i deserti, Zucchi? No, io sono abituato a pettinare i capelli o al massimo le bambole. Dovresti iniziare da molte soddisfazioni pettinare i deserti. Sì. Sì. Comunque dobbiamo fare in fretta.
Non è passato molto da quando è scomparsa. Magari per voi. Abbiamo ancora tempo per salvarla. Stai già pensando che sia morta? No, ha detto per salvarla, non per seppellirla. Secondo si stava convincendo mentalmente. Tipo, dai, non manca da molto, non può essere morta. Sì, nel frattempo si sono fermati a fare il rifornimento di succo, di acqua, a parlare con i ladri, a guardare le stelle cadenti, a pettinare il deserto. Esatto. Un piano eccellente. A parte il fatto che non sappiamo dove sia il nascondiglio di quelli, di quei brutti ceffi. Yeah, sempre belle notizie. Dovremmo trovare uno di quelli e convincerla a dirci quello che sa, insomma, interrogarlo, no? Convincerlo, certo, Rain. Userà sicuramente le buone maniere. Sì, sì. Prima di dargli qualche pugno in faccia, gli chiederà per favore, fatelo dare. Probabile. Scusi, posso... Siccome non aspetta manco la risposta. Esatto. Aio, perché l'hai fatto? Ma dai, ti sto picchiando con educazione. Scusi, posso legnarle la faccia? Aio. Andiamo avanti. Aio. Ancora con... Secondo me è mal di pancia stavolta. Chi lo sa? Tonto com'è? Laswell, lo sapevo. Ti sei ammalato, vero? Non è niente. Io sono solo un po' affaticato, tutto qui. Minimo non sta ancora più bevendo acqua. Non devi preoccuparti per me. Invece Fina. Fina cosa? Giusto. Un bandito. Dove? Ma bandito a chi? Imbecille, ma come ti permetti? Ma dove? Io vedo soltanto la sabbia che si solleva e già sto morendo di caldo. Bandito, ci sarà tuo cugino Laswell, questa è l'occasione che stavamo aspettando. Ok. Sì, qualunque cosa accada non lo lasceremo scappare. Come confina? Giusto per andiamo, dirne una. Andiamo! Attenzione, boss battle. Ma che carini. Ci sono ben 5 ladruncoli. Dai, fargli una limite, ti prego. Beh, ci penserà la solita Transterra. Ammirate. Vai! Me l'aspettavo, sappilo. Che cosa? Niente, niente. Bene, sei pronto per dirci dove si trova il vostro nascondiglio? No. Mi ha fregato. O vuoi davvero soffrire ancora e provare molto più dolore? Rain, mi inquieti così. Rain sadico, attenzione. Sarebbe saggio confessare ora. Avremo le informazioni che vogliamo da te in un modo o nell'altro. Non ti piacerebbe l'altro. Lol. Laswell sadico anche lui. Ok, parlerò, per favore lasciatemi, non picchiatemi ancora che altrimenti devo dire poi al collega Lavoro che sono inciampato per le scale. Sono caduto. Come vuoi. Beh, di nuovo il mal di pancia di Laswell. I mal di pancia sono terribili. Ehi, Laswell? È un aspetto terribile, stai bene? Sì, benissimo. Ho detto che sto bene, no? Sì, ma le tue azioni diciamo che non rispecchiano esattamente quello che dici. Esatto. Se ti stai preoccupando per me, non dovresti invece preoccuparti di Fina? Sì, ha tutto senso quello che hai detto. Sta delirando. Già. Giusto, giusto. Yeah, sempre più in profondità nel deserto. Ho troppo caldo, salvateci. Comunque noi ci fermiamo qui. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per non perdervi i prossimi episodi. E Zucchi vi ricorda che... abbiamo aperto una pagina Facebook, per cui se volete seguirci anche lì, troverete il link in descrizione.
Detto questo, qua appariranno altri video relativi al canale e ci vediamo alla prossima. Alla prossima, sempre che non moriamo di caldo. Alla prossima.